Sindaco D'Alberto, lei ha detto che convocherà un tavolo istituzionale per questa vicenda a tre condizioni però. Una di queste è che venga tolta la scadenza del 30 settembre per la chiusura del punto vendita. Sì, un tavolo istituzionale credibile non può partire sotto questo ricatto della chiusura del 30 settembre, quindi la prima condizione che abbiamo posto all'azienda, concordata anche ovviamente con le forze sindacali, e l'eliminazione della scadenza del 30 settembre. Veramente una decisione assurda, quella comunicata nei giorni scorsi, che di fatto rende difficile proprio il dialogo, anche perché al momento, nella riunione che abbiamo avuto questa mattina, non c'è ancora alcun piano, alcuna pianificazione da parte dell'azienda da cui emerga quali sono le intenzioni e qual è la programmazione aziendale. Lei chiede anche un interlocutore sul posto a Teramo che abbia potere decisionale. Penso che sia offensivo lasciare su Teramo chi non ha alcun potere decisionale da parte dell'azienda. Abbiamo preteso che per tutto il periodo di uscita, soluzione uscita dalla crisi, sia presente su Teramo un referente istituzionale che possa ascoltare, ma possa anche assumere decisioni chiare che impegnino l'azienda, altrimenti le discussioni che vengono poste in atto rischiano di essere solo una perdita di tempo, e oggi per il bene dell'azienda e per il bene dei lavoratori prima che dell'azienda ovviamente non c'è alcun tempo da perdere. Altra questione: non accettiamo che ci siano tavoli separati. Il tavolo istituzionale coordinato dalle istituzioni, quindi regione, provincia e comune, deve essere unico, perché altrimenti questo gioco secondo cui da una parte c'è il tavolo sindacale, dall'altra quello istituzionale, rischia di essere un buco nell'acqua e di creare solo confusione. I tempi stringono, qui c'è un supermercato che è stato costruito, custodito e alimentato grazie ai lavoratori dell'azienda, e noi non permetteremo a nessuno di poter calpestare la storia, soprattutto lavorativa di queste famiglie, che oggi hanno il diritto di poter pianificare la loro vita. Alla protesta, oltre al sindaco, sono presenti anche altri amministratori, anche esponenti dell'opposizione in Consiglio Comunale a Teramo, cioè il capogruppo di Fratelli d'Italia, Raimondo Micheli. La nostra presenza è dovuta al fatto che comunque è un momento particolarmente difficile per 53 lavoratori della nostra comunità. È chiaro che la nostra è solidarietà nei confronti di chi oggi manifesta una grande difficoltà e un disagio, che è quello della mancanza dell'occupazione. Devo fare i complimenti al sindaco Gian Guido D'Alberto, quindi questo probabilmente stonerà con quante volte l'opposizione è contraria. Invece questa volta devo dire che il sindaco mi trova d'accordo sulle posizioni che ha tenuto nei confronti dell'azienda, del gruppo aziendale, al fine di poter scongiurare questo licenziamento.